Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. L'ipnosi DCS è vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi parla di manipolazione. Mi chiede, dottore, ma è manipolativo quando, in quali circostanze? E io gli ho risposto che tutto è manipolazione. Il punto è trovare la manipolazione giusta. Anche i genitori, ragazzi, ci manipolano. Allora, ci sono cose buone dei genitori per le quali va bene essere manipolati quando si è bambini, ci sono cose negative che non vanno bene, tipo farti sentire in colpa perché i genitori sono vittime di altre vittime. Per cui dire manipolazione è un po' dire tutto e dire nulla, e come diceva anche il buonanima di Milton Erickson, tutto è ipnosi, ok? Tutto è ipnosi, tutto è manipolazione. Il punto è, tu devi decidere per quale motivo, per quale ragione vuoi essere manipolato e manipolata. Ecco il vero segreto che nessuno ti dice. Per cui se tu, anche quando in campo di ipnosi qualcuno dice no, io ho paura della manipolazione, bisogna capire che cosa intendi per manipolazione. Farti spogliare nudo, farti fare una cosa che non vuoi, farti ammazzare un signore, farti, oppure magari farti eliminare quel vizio, farti eliminare quella doppia personalità, farti eliminare il vizio, la dipendenza dai social, dalla droga, dal fumo, il limite della paura, dell'ansia, della depressione, allora bisogna chiarirsi. È logico che nell'Occidente sviluppato ed opulento la parola manipolazione, che deriva da mani, manipolare, ha assunto un significato, un'accezione negativa, ci sta. Ma anche nel mondo dell'ipnosi, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi da film, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, bene, anche lì nei film si è sempre dimostrato che esiste una forma di manipolazione dove io ti faccio fare ciò che vuoi, tu diventi il mio burattino, io sono il tuo burattinaio. Tutte sciocchezze, ragazzi, tutte sacrosante sciocchezze. Ecco perché la mia mission è quella di sdoganare l'ipnosi DCS vera professionale di Los Angeles Beverly Hills, ma soprattutto la parola ipnosi in senso lato. Per cui nulla ti manipola, nulla, e neanche le mie suggestioni DCS, gli audio DCS non sono manipolativi, sono solo uno strumento che guida il tuo subconsciente, il tuo pilota automatico a fare il miracolo della tua stessa mente. La prova del 9 è che io non conosco i nomi, le persone in tutto il mondo che scaricano gli audio DCS gestiti dall'Associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills. Non potrei, per cui di cosa si sta parlando? Poi se ci fosse un fine, ogni audio DCS di ipnosi DCS vera professionale lavora per un obiettivo, per un solo fine, ok? Per cui è tutto relativo, ragazzi, non esiste manipolazione, o meglio esiste se la intendi in senso positivo e negativo. Certo, se tu vai da un signore il quale da Striscia la Notizia, il quale cerca di manipolarti per toglierti 30, 40, 50 mila euro, quella è manipolazione, ci mancherebbe. Ma chi non manipola? Chi non manipola? Fatti la domanda, anche il tuo partner, il tuo compagno, la tua compagna, i tuoi figli, i genitori, chi più ne ha più ne metta, i poteri forti, la TV, tutto è manipolazione. Rifletti, rifletti e dimmi se sto dicendo baggianate. Poi se arrivi alla truffa, al delinquente, al criminale, è un altro tipo di manipolazione, ci mancherebbe altro. Ma finché siamo nei ranghi, finché conosciamo la persona, l'attendibilità, bla bla bla, perché no? Perché non provare ad uscire dalla cappa della frase, dell'espressione non è possibile, non esiste soluzione, non esiste cura, non esiste rimedio? Perché non usciamo da questa cappa? Perché anche queste frasi sono manipolative. Rifletti, rifletti, dimmi se sto dicendo una baggianata. E poi per concludere, chi spenderebbe miliardi, non milioni, miliardi di dollari e di euro in TV per accaparrarsi l'informazione, la pubblicità? Chi, se non avesse un ritorno economico?
è un ritorno di consensi, è un ritorno manipolativo, rifletti. Quindi se si usa per farti crescere, ben venga, ma se si usa per renderti debole e manipolato, non va bene. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, Ipnosi, Autoipnosi, il dottor Claudio Saracino. Iscriviti per favore su questo canale YouTube, Benessere Ipnosi, Soluzione DCS, il dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, come è successo a me nel 2008 con la dottoressa Rina Brunini da Los Angeles, Beverly Hills, tutto online. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi, Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E ricordati, fai parlare i fatti, non far parlare i bla bla, perché il mondo è pieno di bla bla bla, i fatti. Per cui provare se sono fatti o sono ciance, devi investire una piccola parte del tuo impegno, ecco, magari rinunciando ad una colazione al giorno per 30 giorni, però quando vedrai che funziona ti sentirai veramente appagato, ok? Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e credi in te stesso, ciao!